Il mercato delle aste immobiliari è ancora conveniente per noi investitori immobiliari? Non sto parlando della nicchia delle trattative extragiudiziali a saldo e stralcio, ma proprio dell'acquisto diretto in asta. Per quanto mi riguarda, non è più interessante partecipare alle aste come investitore immobiliare, tanto è vero che sono oltre 12 mesi che non acquisto più un immobile all'asta, per me è diventata una perdita di tempo. E ora ti descrivo quali sono i tre motivi per i quali non partecipo più alle aste. Il primo è la concorrenza. Dopo che sono cambiate le normative relative alle esecuzioni immobiliari, è diventato molto più semplice acquistare un immobile all'asta. Ci sono le agenzie immobiliari che fanno consulenza in asta, c'è la possibilità di avere un mutuo. Quindi oggi è molto più semplice acquistare un immobile attraverso un'esecuzione immobiliare. Questo ha permesso a molte più persone di avvicinarsi a questo mercato e naturalmente chi acquista per andare a vivere è disposto a pagare leggermente di più l'immobile rispetto a chi come noi acquista ad una cifra bassa perché comunque deve sviluppare un'operazione di trading, deve ristrutturare, deve vendere e deve avere un utile da questa operazione. Il secondo sono le tempistiche. Dopo aver saldato il prezzo bisogna attendere il decreto di trasferimento, poi bisogna attendere l'eventuale liberazione, quindi passa quasi sempre un lasso di tempo medio tra i 10 e i 12 mesi prima di avere il possesso dell'immobile e poter iniziare a lavorarlo per fare un'operazione di trading. Il terzo è la redditività. Essendoci molte persone interessate è difficile spuntare realmente un prezzo buono. In più le tempistiche sono molto lunghe, quindi se si deve considerare un lasso di tempo di confezionamento intero dell'operazione tra la liberazione, la ristrutturazione e la vendita, magari di un anno e mezzo, è un periodo molto lungo. In questo periodo, acquistando sul mercato libero, utilizzando il metodo che normalmente io applico, riesco a concludere un'operazione nell'arco massimo di 4 mesi, quindi soltanto in un anno lo stesso capitale lo riesco a far girare 3 volte e quindi ho il triplo del ritorno sull'investimento su una serie di operazioni piuttosto che un'operazione singola in asta. Naturalmente questo è il mio angolo di visione per come opero io all'interno degli investimenti immobiliari. Sicuramente in altre zone o con altri angoli di speculazione la situazione è decisamente diversa. Per quanto mi riguarda, ormai è più di un anno, come ti ho detto, che non partecipo più alle aste immobiliari.